Mandata l'autentica certificata da Padova l'anno scorso, e l'abbiamo chiesta noi e il santuario ce l'ha mandata e l'abbiamo messa esposta quest'anno. Sant'Antonio di Padova è uno dei santi che ha combattuto di più contro il problema, possiamo dire, proprio delle ingiustizie sociali, contro quelli che approfittavano degli ultimi, contro quelli che diventavano usurai, contro, diciamo, quelli che sono i disagi delle famiglie. E penso che sia uno dei santi forse più attuali, perché le sue prediche, le sue omelie vertevano proprio su questi problemi che noi viviamo oggi. E questo è anche un problema, perché quando il denaro prende il sopravvento sulla dignità della persona umana, dove la persona non è più la persona, ma è un'unità che serve, non è un'unità in meno, al limite forse aiuta anche a migliori di loro, questi contro la dignità. E poi da noi siamo venuti a questo insieme, speriamo che la situazione si risolva nel nome del Padre, dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, piena di grazia il Signore è con te, sia benedetta fra le donne, benedetto il tuo santo sacro. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi di peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, gloria allo Spirito Santo, come è nel secolo dei secoli. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Per la potente intercessione di Sant'Antonio da Padova, benedica il tuo Padre.